Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi di domenica vi porto un'analisi gameplay nel giorno che insomma non contraddistingue questa sorta di rubrica, ma l'evento è eccezionale. Difatti è arrivata purtroppo la prima sconfitta ai Weekend League di Anders Bergang sul 26-0, quindi a un passo dall'arrivare al 540-0 contro un avversario che mi ha veramente impressionato per la dominanza portata nel game contro Anders, quindi ci andiamo ad analizzare questa partita. E premetto immediatamente che non voglio vedere nei commenti gente che dice cose strane, perché veramente mi arrabbio, perché veramente questo ragazzino merita solamente applausi per aver fatto un record che ha segnato la storia. Penso che nessuno si avvicinerà mai minimamente a poterlo toccare, quindi tanta tanta roba. Il futuro è suo, non ha neanche iniziato a competere e ha già stupito il mondo, quindi solo applausi per Anders. Senza perderci in chiacchiere, andiamo a analizzare subito la partita. Eccoci qui, quindi sul match. Vi dicevo, arriva sul più classico match coi coriandoli, che per ridere diciamo sempre che è quello un po' più scriptato, tra virgolette. E quindi 26-0, mancavano 4 win per completare anche questa settimana il 30-0. L'avversario si presenta con una squadra non male, ma neanche così, insomma, eccezionale. A Maximain e Firmino Freeze, un Pele Baby, insomma, squadra fatta bene. Walker If, Semedo. Guardate come Anders parta subito con il suo approccio iperaggressivo a recuperare palla alto. Lui si presenta con una squadra un po' esotica, è Anders, R9 Baby, Neuer Toti in porta, Rooney, cose un po' strane da parte sua. Però, insomma, questo vi fa capire quanto sia un mostro perché ha usato questa squadra nelle ultime settimane e comunque ci ha fatto 30-0. Avversario che, come vi dicevo, guardate come si gira e si muove alla perfezione annullando ste skill, raga, sarà una costante di questo match, ma veramente a me ha stupito. Io non l'ho mai sentito l'avversario tale dame shit e credo che sia sicuramente un player verificato, perché insomma ha fatto delle robe che andremo a vedere insieme che sono clamorose. Guardate qui come mastera quella crocchetta cancellata per andare a occupare spazio all'interno del campo in maniera rapidissima e girarsi su se stesso. E guardate come gioca anche lui, altissimo e super aggressivo, addirittura con Walker andare a aggredire Mbappé sulla tre quarti quasi. E recupera palla altissimo. Al momento nessuno si era mai avvicinato a pressare Anders così alto. Se vi ricordate, in tutte le analisi, anche quando vi ho portato la sua sconfitta in Blackie contro Pepe il Botelho, che usava il 5-3-2, a maggior ragione era un modulo totalmente schiacciato. Quindi, prima volta in assoluto che qualcuno se la gioca così a viso aperto, però insomma è chiaro che ha riconosciuto subito l'avversario, perché vedete come cerca di tener palla, di giocare in maniera molto molto ragionata, senza buttare via il possesso. Ancora qui col buon Neymar si va a fare questa serie di crocchette cancellate per avanzare lentamente, poi qua cerca un tunnel e insomma questo è un po' azzardato. Ma guardate come recupera palla altissimo, questo ci tengo a farvelo rivedere, questa giocata qui, perché guardate sul passaggio di Mbappé che si gira per Bruno Fernandes, lui ha già selezionato, non lo vedete perché c'è la mia facecam, ma c'era anche la sua, quindi non lo vedete, e va ad anticipargli Rooney. Proprio leggendogli nella testa, col tunnel salta Vieira di netto, con questo Pelé che fa veramente il bello e il cattivo tempo. Palla dentro verso Neymar e qui Neuer fa veramente un miracolo ad andare a negare il vantaggio con un'azione che aveva costruito alla perfezione, ragazzi. Aveva veramente aperto la squadra di Anders alla grandissima. Che sta facendo Anders una gran fatica, come potete vedere. Guardate qui come il suo gioco rapido si stia traducendo in continue palle perse senza aver apportato ad ora nessun pericolo vero alla porta dell'avversario, che chiameremo dame, va in maniera simpatica. Calcio d'angolo intorno al 25esimo, con Mbappé che al limite dell'area controlla il pallone per cercare spazi. Vedete come sfrutta tantissimo il tunnel direzionale per
poter prendere un po' di rapidità, come vi ho fatto vedere nel tutorial, il famoso tunnel direzionale, appunto quello obliquo però. Qui Rooney fa una bella sventagliata verso Mbappé, qui ottima situazione, ma guardate come la difesa da parte dell'avversario sia assolutamente impeccabile, con Walker che va a coprire benissimo lo spazio e poi disimpegno che viene a essere completato dal buon Renatino Sanchez. Andiamo a vedere poi questo tentativo di ripartenza con Rooney che serve Ronaldo Baby, palla ancora verso Rooney, palla poi verso Mbappé, tunnel direzionale anche da parte di Anders che qui anche lui in area di rigore bravissimo a gestire il pallone, ma altrettanto bravo l'avversario con Varane a interrompere questa azione offensiva. Ripartenza da parte di Dame con Mbappé sempre sull'esterno, sempre a utilizzare sta crocchetta cancellata, raga, veramente masterata alla perfezione. Firmino poi vede questo filtrante per Mbappé e trova la rete del vantaggio. Qui bellissima giocata perché guardate come dall'esterno verso l'interno, raga, azione che parte da qui, attirandosi tutti questi tre giocatori verso l'esterno, andando a costruire un varco centrale con Firmino. Lui attende il movimento in su di Pelé, visto che conosce i suoi giocatori e sa che Pelé farà esattamente quel movimento. Pelé si butta dentro senza neanche schiacciare l'L1 perché altrimenti avrebbe messo il braccio in avanti e incrocia alla perfezione per la rete che vale l'1-0. Quindi vantaggio per il buon Dame. Cerca subito il buon Anders di ripartire con Adama, ma viene steso con un fallo per andare ad impedire quello che è il kick-off. Cerca con questa punizione di sfruttare l'ampiezza del campo con Adama. Vedete come quel Ronaldo Baby va alla perfezione ad aggredire la parte alta del campo per andare a buildare anche lui l'azione classica a scaletta dall'esterno verso l'interno, però guardate ancora una volta come con Walker vada a chiudere in maniera egregia Dame, palla che gli ritorna tra i piedi, ma ancora una volta Firmino è impeccabile nella chiusura. Ad ora non ha sortito alcun pericolo per la porta avversaria e questa è una grossissima novità, ecco, sotto questo punto di vista l'abbiamo visto veramente soffrire pochissime volte così e probabilmente in Weekend League non l'abbiamo mai visto soffrire così tanto. Adama ancora una volta recupera una grandissima palla sull'esterno, ancora una volta palla dentro, sempre sulla sinistra, verso questo Rooney. Mbappé, ottimo il dragback, ma questo Firmino, ragazzi, veramente impressionante nell'andare a dare una mano ai difensori centrali, va a chiudere e rilancia quella che è l'azione di Dame con Mbappé. Ancora una volta, guardate come si gira con crocchetta cancellata, controllo magistrale del pallone. Firmino aspetta la salita di Mbappé. Mbappé salta con ancora una crocchetta cancellata. Qui, questa ci tengo a farvela vedere perché veramente questa qui è una delle skill che più mi ha impressionato e mi ha fatto capire che questo era veramente bravo. Perché cancellare la McGee di spin così e girarsi con una sorta di dragback è sinonimo di, insomma, veramente tanta 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 maestria, quindi già da qui si capiva che l'avversario era veramente di alto livello e che questa volta per Anders sarebbe stata veramente difficile. Dalle statistiche, 2 tiri a 0 con 62% di possesso e 38 per Anders, quindi inserissima difficoltà. Come vi ripeto, mai lo è stato in Weekend League. Parte la ripresa con palla che è controllata da Dame con questo kickoff che giustamente cerca di sfruttarlo come meglio può per cercare di portarsi sul 2-0 che probabilmente potrebbe andare a imporre una seria ipoteca sul match. Ancora una volta crocchetta cancellata, stavolta troppo vicino all'avversario. Non sortisce l'effetto desiderato, ma ancora una volta con Walker. Che chiusura gli va a fare? Preventiva. Va assolutamente a leggere quelle che sono le intenzioni di Anders e riparte con questa palla filtrante nella zona di Maximain Freeze, sempre dall'esterno verso l'interno. Leitmotiv, guardate qui col tunnel direzionale, ancora una volta in obliquo per cercare di prendere velocità, ma stavolta buona la guardia del danese. Che però purtroppo non riesce ancora a trovare quelle che sono le sue trame classiche. Questo Ronaldo Baby sulla fascia è stato abbastanza impalpabile.
alcune scelte di formazione, insomma, anche un po' inspiegabili, secondo me, da parte di Anders, visto che stai comunque cercando di mantenere uno status quo, un record, no? Non andrei a sperimentare squadre. Lui ha avuto squadroni, non so i suoi crediti che fine abbiano fatto, onestamente. Qui Dame, ottimissima difesa con l'arretramento di Walker per andare a cercare proprio l'autoblock e chiudere quel tiro. Cerca di ripartire, guardate come fa a girare tanto palla, perché giustamente sa l'importanza che può significare questo game, perché insomma è anche al risalto mediatico che una vittoria del genere ti può dare. È un po' come la fine della streak di Undertaker a WrestleMania, un evento insomma diciamo sconvolgente. Sotto questo punto di vista, ormai io vi giuro, iniziavo a credere che fosse imbattibile in VL, uno stile di gioco veramente clamoroso. Qui, ancora una volta, McGee di spin cancellata in maniera assurda, palla dentro verso Neymar, mandato al bar questo Vieira due volte, palla che gli ritorna, fortunato, bisogna dirlo in questa occasione, fortunato. Qui si porta a spasso mezza difesa, palla dentro per Pelé, fortunato nel rimpallo, rete del 2-0. E qui, voi non lo vedete, ma lo vedo io in sottofondo, Anders scuote la testa perché, insomma, inizia seriamente a capire che le cose si stanno mettendo un attimino seriamente male. E visto che, insomma, siamo arrivati al 65esimo e la voce tiri in porta recita 1, ma c'è stato un autoblocco, quindi effettivamente il tiro non ha mai raggiunto le mani di Neuer, del Neuer avversario. Quindi seri problemi intorno al 65esimo, ma ovviamente ci ha abituato anche in passato al rimonte, quindi sicuramente non si dà per vinto. Cerca in tutti i modi di sfruttare questo kick-off, ma la difesa è ancora magistrale da parte di Dame, che guardate come sfrutta sempre lì la parte esterna del campo, la sinistra, per andare ad aggredire l'area di rigore dal vertice alto e poi buttarsi dentro e aggredire la zona centrale dopo avergli aperto la difesa. Ancora una volta crocchetta cancellata, ancora una volta una gestione magistrale del pallone al limite dell'area. McGee di spin cancellata due volte, manda al bar l'avversario qui. Gran chiusura di Boateng. Può finalmente ripartire Anders, respirare, prendere in contropiede l'avversario. Qui gran palla verso Mbappé, ottimo il doppio passo per liberarsi, ancora una volta poi palla dentro per Kylian che si gira, tira. E qui Pope fa un miracolo su una bellissima giocata da parte di Anders, che avrebbe sicuramente meritato maggiore fortuna, ecco. Palla filtrantissima nella zona di Pelé, ma ancora una volta Dama riesce a chiudere, mette pausa Anders per cercare di andare a porre gli ultimi rimedi. Palla poi nella zona di Neymar verso Rooney, guardate qua con quanta freddezza ha fatto un passettino in più, ha calciato e si porta quindi sul 2-1, accorcia le distanze al 75esimo. Quando quindi manca un quarto d'ora e solo un gol da recuperare. Ma guardate l'avversario come sembra non aver accusato il colpo. Riparte esattamente a fare quello che ha fatto fino ad ora. Skill cancellate, gestione del pallone dall'esterno verso l'interno. È come se avesse portato l'avversario totalmente al guinzaglio a fare la passeggiata per cercare di aprire quanti più spazi è possibile. Guardate sto Renato come aggredisce la profondità. Neymar bravo a chiudere in calcio d'angolo, ma qui guardate ancora una volta col tunnel direzionale come prende bene campo. Skill cancellata ancora una volta. Crocchetta, fortunato nel rimpallo ancora una volta. Palla per Pelé, ancora una volta la McGee di cancellata. E questo è il 3-1, ragazzi, che mette game, set and match a favore di Dame questo game. Ma questo qui è stato veramente un gol pazzesco, pazzesco. Vedete come. Cavolo, master a ste skill cancellate, è veramente qualcosa di eclatante, eclatante, veramente mi ha impressionato, non mi aspettavo che insomma ci fosse un avversario così di livello contro. Quando avevo visto la squadra sembrava la classica squadra, sì, fatta bene, di un avversario sicuramente capace, ma veramente questo avversario è riuscito dove tanti pro player hanno fallito, perché Anders è stato comunque soggetto ad invidia di tanti, tanti, tanti giocatori forti che hanno cercato di fargli perdere le partite sniperandolo, ma niente. Guardate qua, questa è un'altra azione che merita di essere rivista. Qui
Qua filtrante perfetto che manda a vuoto il buon Vieira. Lui salta il portiere, qui giustamente sa che ha il difensore davanti, quindi non può calciare per via dell'autoblock e quindi gli va a fare il tacco-tacco, lo manda a vuoto e mette dentro la rete del 4-1 all'87esimo, quindi insomma match che ormai è andato totalmente in archivio, la prima sconfitta di Anders si sta ormai andando a consumare, guardate ancora una volta come va a fare sta McGinn cancellata, che tra l'altro vi avevo già segnalato se non ero in un'analisi gameplay passata, ma magari vi ci porterò un tutorial perché è veramente clamoroso, è una sorta di dragback molto più rapido, è un qualcosa di veramente top se utilizzato bene. Ancora una volta scambi rapidi tra Pelé e Neymar con Anders che vabbè, ormai è un po' sbarellato, Suola che gli manda a vuoto il buon Neuer Toti, rete del 5-1 e partita che termina così. Quindi si consuma la prima sconfitta weekend lead per Anders, streak all'Undertaker che termina sul 536-1 praticamente e insomma veramente grandissimo rispetto da parte mia per quello che ha fatto, ripeto, un record che probabilmente nessuno mai andrà a sfiorare e quello che ha fatto gli deve far capire quanto potenziale abbia. A 15 anni ancora non ha iniziato a competere e ha già iniziato a impressionare il mondo. Quindi lo aspetto sul grande stage dove sono sicuro che farà grandi cose e il futuro è suo. Mi raccomando, raga, questo è un video scientifico per farvi vedere insomma come si è andata a delineare la sconfitta, le cose che ha fatto l'avversario per arrivare alla vittoria. Non fatemi vedere commenti ignoranti perché sapete che sul mio canale non sono i benvenuti. Vi ringrazio per la visione di questo video, forse è uscita a un orario esotico perché ci tenevo a caricarlo subito. Mi raccomando, lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale, trovate in descrizione tutte le info per le live giornaliere sulla piattaforma Viola. Un saluto al vostro Liberoschi, ciao ciao!